grazie, dai, siete veramente esagerati, dai. No. Ecco, ma perché riempite la stanza di palloncini? Lo sapete che c'avete gli artigli e poi... appunto. Lo fate proprio perché lo sapete, vero? Vabbè, dai, cominciamo. Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, e oggi è il mio compleanno, e vai! Divento quarantenne! Forse dovrei quindi darvi il buongiornissimo, oppure dire benvenutissimi a bordo, viaggiatori! Lasciamo stare, ci metto un Muxi che prende il caffè e cominciamo! Questa mattina voglio dedicarmi alle curiosità su di me, e lo faccio rubando l'idea di Els, quindi faccio 21 curiosità su di me in ordine alfabetico. Perché no? Per cui cominciamo! A come associazioni di volontariato, che è una scelta di vita che ho fatto veramente molto tempo fa, ed è una scelta che è stata molto interessante e molto intelligente, e se avete del tempo libero che potreste dedicare al volontariato, vi consiglio anche a voi di farla, anzi vi consiglio anche un mio vlog in cui parlo proprio di volontariato, nello specifico di volontariato di protezione civile, ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, così gli date un'occhiata. B come Goth, Bastard Operator from Hell, che è il mio modo di fare il tecnico informatico, e non perché c'è una qualche simpatia a fare assistenza informatica in questo modo, ma proprio perché con certa gente quello che riesci a fare è prenderti in questo modo a fare il tecnico, quindi non me ne vogliate. C come CB, Citizens Band, la banda radio cittadina, la 27 MHz o 11 metri, che è stato il mio primo rapporto con le trasmissioni radio, la bellezza di 24 anni fa, avevo ancora 16 anni, ho conosciuto tantissima gente simpatica, ed è stata un'esperienza che ha cambiato molte cose nella mia vita, questo sicuramente. Di come dai, questa sera venite in live alle 21.30 su questo canale, che ci divertiamo, faccio la live per festeggiare il compleanno assieme a tutti. Quindi conservatevi gli auguri, me li fate questa sera in live. Dai, ci vediamo alle 21.30. Poi lo lascio anche sul canale, perché sicuramente ci divertiremo, quindi è bello che rimanga. E come età, non sto scherzando, oggi entro ufficialmente negli ANTA. E sono uno youtuber abbastanza anzianotto, soprattutto in un ambiente di bambini e di ragazzi relativamente giovani, quindi sono entrato su YouTube relativamente tardi, ma è sempre un passatempo, è sempre un hobby, è sempre una cosa che faccio con molto piacere. F come fantascienza e fantasy, che è una passione che mi porto da lunghissimo tempo. G come Grizzly, in realtà G come gatto, perché Grizzly è stato il mio gatto, era un magnifico persiano grigio, l'ho avuto veramente anche quello più di 25 anni fa. H come Home Directory, quella dei sistemi Unix, nello specifico del sistema Linux, di cui sono un utente soddisfatto dal lontano 1994. L'ho detto che ci sono momenti che mi sento vecchio, quindi non so quanti di voi che mi seguite eravate già nati nel 1994. Io già allora avevo cominciato ad utilizzare con soddisfazione il sistema Linux. I come ispirazione a diventare youtuber, che me l'hanno data due youtuber molto simpatici, entrambi canadesi, Matthew Santoro e Corduroy Paco. L come libro, scritto da youtuber! Ne ho comprato uno! Ne parliamo questa sera, perché sono sicuro che vi lascerò piacevolmente sorpresi. E
M come macchina. La mia prima macchina è stata una Fiat 126 FSM. Tirava bene, faceva una velocità massima di, credo, 80 km orari in discesa. Dopo la 126, nel 2000 ho comprato la mia prima station wagon. Da allora ho avuto solo station wagon, e 16 anni che guido station wagon. Quindi sì, dato che è 16 anni che sono abituato a guidare un'auto particolarmente corposa come dimensioni, l'unica volta nella mia vita che ho guidato una Smart mi sono sentito un completo imbranato. N come non te lo dico! Non te lo dico! Sì, no! Nome non te lo, cognome dico, non te lo dico, che è il nome di un folletto del video musicale dei Fiaba, I sogni di Marzia. Compaio in quel video quando avevo ancora una pettinatura da leone. È passato un po' di tempo. Ho con me orsacchiotti di peluche, una pittoresca collezione che ho cominciato quasi per gioco nel 1996, 20 anni fa. P come Presley, Elvis Presley, ovviamente. Q come quando ho fatto il servizio civile, nel 1998. Essendo nato nel 76, sono stato uno dei giovani italiani che hanno fatto il servizio obbligatorio di leva. Mi pare di ricordare che la leva obbligatoria fu abolita per i nati nell'82 o nell'83, a quel punto più o meno. E ho fatto il servizio, quindi, di leva, però anziché fare il servizio come militare, come soldato, ho deciso che se dovevo servire il mio paese avrei potuto farlo in maniera molto più intelligente, senza utilizzare le armi, quindi ho fatto il servizio civile in una casa famiglia per ragazzi disabili, tra le altre cose in una casa famiglia che era stata aperta grazie a un progetto presentato da mia madre quando era assistente sociale, quindi quando ho fatto il servizio civile già mia madre era in pensione, però la casa famiglia che ancora c'è, che ancora funziona naturalmente, l'ha aperta proprio con un progetto lei, quindi è stata una cosa molto utile. R come rimpianti. Sicuramente qualche piccolo rimpianto ce l'ho, per qualche scelta sbagliata che mi ha portato a trovarmi nella situazione in cui mi trovo adesso, ma la situazione in cui mi trovo adesso mi va benissimo così com'è. Per questo motivo io dico che sì, d'accordo, ci può essere il rimpianto, ma non sto lì a sedermi e guardare il rimpianto. Mi piace comunque guardare avanti e andare sempre dritto per la mia strada. S come sottotitoli per non udenti. E qui, con poca modestia, finalmente posso dire, potete definirmi massimo esperto di sottotitoli su YouTube. Sul mio canale, in questo momento, infatti, ci sono più di 260 video sottotitolati in italiano per i non udenti, quindi non solo i miei video sono accessibili, come vedete anche nella sigla iniziale, non solo se attivate i sottotitoli trovate che ci sono sottotitoli funzionanti, non quella roba fatta dalle scimmie ubriache di Google, ma soprattutto se volete potete anche collaborare alla diffusione dei miei video, non solo condividendo, ma se avete del tempo potete anche collaborare alla traduzione dei sottotitoli. T come treno. Il treno in qualche modo è il mio mezzo di trasporto preferito, anche se mi muovo molto in macchina e quando necessario mi muovo in aereo, ma io sin da piccolissimo ho viaggiato tantissimo in treno, ho fatto molti viaggi lunghi in treno, e in passato, quando mi muovevo per la Sicilia, mi muovevo in treno perché mi piace questa cosa della littorina, delle vecchie stazioni, dei passaggi, dei paesini, è una cosa che mi piace veramente tantissimo, e quindi ancora adesso ho questo amore per il treno, nonostante magari non sia un mezzo particolarmente versatile, nonostante siamo tutti lì a dire «sì, però arriva in ritardo, sì, però...» sì, però mi piace. U come Undefined Illusion by DS, con la pronuncia alla Fironet, che è il nome della mia azienda, e prima di essere la mia azienda è stato il nome della mia banca dati, la mia BBS, che era attiva su Siracusa, e perché sono un vecchio bacucco dell'informatica e un vecchio bacucco della telematica, visto che sono stato utente SysOp Fidonet e di altre reti su tecnologia Fidonet prima della diffusione di Internet in Italia. E infine Z, come zona di Siracusa. Ora, io sono nato e cresciuto nella cosiddetta zona alta di Siracusa, in un'area del mio quartiere che si chiama Bosco Minniti. Eppure
il quartiere che trovo più poetico, nel quale ho passeggiato a piedi per tutte le sue viuzze e ho potuto conoscere solo più avanti nel tempo, è l'isola di Ortigia, e quindi il quartiere di Ortigia. Ha una quantità infinita di scorci e viuzze spettacolari. Ci si può perdere in Ortigia, virtualmente, perché comunque è un bicchiere, quindi non ci si può perdere in quel senso, ma ci si può perdere in Ortigia camminando tutto il giorno e continuando a scoprire degli scorci, fino a veramente, se uno ci avesse una macchina fotografica, farebbe esplodere la memory card di fotografie, perché è un posto bellissimo. Queste erano 21 curiosità su di me. Altre curiosità verranno questa sera nella live 3200. Perché 3200? Perché 40 più 40 per 40. Ecco, lo sapevo, Grizzly è diventato quarantenne e già ha cominciato a dare i numeri. No, perché il tema della live è 40 curiosità e 40 canali YouTube che voglio presentarvi e sponsorizzare per i miei 40 anni. Quindi ci vediamo questa sera con tante curiosità, con tanta simpatia, con l'idea di passare un po' del tempo insieme, niente di particolare, per festeggiare i miei 40 anni. Parliamo un po' di me, parliamo un po' di YouTube, parliamo un po' di quello che capita alle 21.30, puntuali sul mio canale. Bene, io sono Grizzly. Se sono riuscito a strapparvi un sorriso, come sempre vi ricordo di fare pollice in alto e condividere questo video con i vostri amici, anche su WhatsApp e su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se vi iscrivete anche al mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo, sulla annotazione e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Detto questo, innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog, e niente paura, dalla settimana prossima ricominciamo con il diario di viaggio on the road classico, e come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!